pensierino della sera. Secondo voi, come si fa a capire se domani, se dopodomani, se il prossimo weekend splenderà il sole o se pioverà? Chi ha in mano le informazioni necessarie per anticipare l'intensità di una perturbazione, per dire che è bel tempo, oppure per prevedere caldo e siccità? Beh, noi spesso ci meravigliamo di previsioni sentite in televisione e poi clamorosamente smentite dalla natura, dai fatti. Insomma, il risico delle previsioni è una sfida quotidiana a colpi di bollettini, fatta di previsioni alcune volte azzeccate, alcune volte sballate, come quelle delle bombe d'acqua preannunciate per esempio da un sito a fine agosto su Genova e smentite a stretto giro dalla regione Liguria. Oppure dai preallerta esagerati come quello del ciclone Cleopatra, ve lo ricordate? Che ha fatto chiudere molte scuole di molti comuni della costa campana per il 16 ottobre e invece in quel giorno i ragazzi di Torre del Greco, di Portici o di altre meravigliose cittadine di quel posto hanno potuto giocare a pallone in strada sotto uno splendido sole. Eppure dietro il meteo c'è un business colossale. Basti pensare quanto siano importanti previsioni precise, per esempio, per l'agricoltura, per l'industria dell'energia, per le assicurazioni e per i trasporti. Il valore economico di un meteo azzeccato per un ettaro di terra coltivata, parliamo di agricoltura, per esempio coltivata a pomodori, è di 600 euro all'anno. La luce solare o il vento sono materie prime per le cellule voltaiche o per le pale eoliche. E il sole è il primo azionista di un'azienda di soggiorno per il turismo. Un weekend di turismo rovinato vale milioni. E allora come nasce una previsione meteo? Le osservazioni locali di base arrivano tutte dai servizi meteo nazionali pubblici, i quali le elaborano con le osservazioni dai satelliti, con le temperature e le correnti marine, e poi tutte insieme vengono elaborate dai supercalcolatori del centro Reading in Gran Bretagna. Da qui esce una prima lettura ragionata e raffinata del tempo, in grado di anticipare almeno di 3 giorni il rischio di eventi estremi, in aree per esempio relativamente ristrette. Ma sono attendibili o i pareri di questi apprendisti stregoni che ci raggiungono in televisione, oppure online, oppure sui smartphone e tablet? Insomma, sono attendibili questi dati? La risposta è abbastanza semplice. Le previsioni si chiamano così perché c'è sempre un margine di errore. Ma quelle fino a 72 ore sono molto attendibili per tutti, e quindi anche un dilettante riesce a fare una bella figura. Oltre i 3 giorni, la qualità del bollettino è proporzionata al lavoro raffinato degli esperti di elaborazione. I dati oltre i 15 giorni, credetemi, sono affidabili come l'oroscopo. Secondo voi, domani, che tempo fa? Sapete che cosa vi dico? Io non lo voglio sapere. Sarà quel che sarà. Buonanotte.